Ehi, ben trovati! Benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. Avendomi fatto due conti, voi starete vedendo questo episodio prima della Befana. Ci ho messo un po' perché solo 3 volte a settimana, insomma, il tempo è quello che è. Ad ogni modo, oggi si va finalmente nell'area zero. Vai, guarda come cavalca. Come scavalca? In entrambi i modi, cavalca e scavalca. Ah, proprio qui. Ma è dentro, quindi. E se io mi buttassi da sopra, tipo, potrei farlo? Oh, yes. È proprio qui allora. Oh! Ehi, da questa parte, forza! Quindi lui ha chiamato sia Penny sia Nemi, credo. Anche perché, però, noi siamo i supercampioni. È una struttura usata per monitorare l'area zero che si trova all'interno della voragine di Paldea. È da lì che bisogna passare per scendere nella voragine. Quel Pokémon che ti porti dietro pare che venga da lì, sai? O almeno così ho sentito. Ma tu lo conosci? Cioè, Pepe, quando ci ha visto con Miraidon, ha detto: "E tu che ci fai qui?" Quindi lo conosce. Comunque, le altre due persone che ho chiamato ci stanno già aspettando al Varco Zero. Stanno già dentro, brave. Sulla via di casa! Bomba. Il gioco ha questi caricamenti lunghi. E non ho mai capito perché. Ce ne mette di tempo. Però almeno. Wow, che buio. Cioè, loro ci stanno aspettando, però nessuno ha acceso una luce in qualche. Cioè, no. Piuttosto qualcuno vuole dirmi perché è così buio qui. E dove caspita sono questi Pokémon? Ha detto che stanno sotto, non dentro. Non ha detto, guarda, vieni al varco che ci trovi i Pokémon. Stanno sotto. Ah, ma allora vedi che Penny è un genio. Ora ci vedi, eh. Ti sei mangiato un panino di pepe per vederci? Che è successo? Luce! Le ha accese Penny. Brava Penny. Però non camminare tutta ingobbita. Sembri un goblin. Dritta. A testa alta. Ragazzi, posso dirvi una cosa? I prossimi remake saranno Rubino e Zaffiro. Io dico che i prossimi remake saranno Rubino e Zaffiro. Voi potreste dire, ma Andre, Link, ma non fanno subito Rubino e Zaffiro. Al limite, se dovessero fare un remake, fanno o bianco e nero, o addirittura fanno i Let's Go, che secondo me sono stati accantonati, di oro e argento. Vedremo. La modalità di risparmio energetico era attiva. Ah, ma tu sei quella con lo zaino a forma di Eevee, quello morbidoso! È morbidoso! Bello il zaino, un po' PNG-oso, ma ok. La prima volta che parliamo, vero? Piacere, sono Nemi della prima A. Ah, lei è della prima A. Però, come ho detto, magari il numero è irrilevante, il numero della classe. Forse è tipo la prima, è tipo la classe più prestigiosa, magari. Però potrei sbagliarmi. Quindi, se smanettare con i computer, per caso ti piacciono anche le lotte Pokémon? Perché vi ricordo che Nemi già andava a scuola lo scorso anno, prima che noi venissimo qui, ed era già super campionessa, quindi. Dovrebbe fare la seconda, in teoria, però penso che i numeri siano solo una formalità. Ah, ma quanto parli! Brava, ha ragione. Pepe ha detto che le sue passioni sono ma Bostiff. Dipende che tipo di passione è. Passione Giulia, passione cani, cos'è? E cucinare, bene. Autenticazione biometrica in corso, autenticazione biometrica in corso. Hello, Link! Ti stavo aspettando! Yeah! Questa ce l'ho messa io. Noto con piacere che sei venuto in buona compagnia. Tu saresti? Quello è mio papà. Almeno in teoria. In pratica no, perché non ci stava mai. Vuoi dire che è professore Turum? Sì. Numero di matricola 805C001 Nemi. Numero di matricola 803B121 Penny. Vi sono grato della visita. Professore, è un grandissimo onore incontrarla. O meglio, sentirla. Però lui ci vede. E come fa a sapere di noi? Gliene hai parlato tu? Ma fammi piacere, o buono. La prima cosa vorrei chiedervi di scendere nella voragine di Paldea. Potete raggiungere la sala sottostante usando l'ascensore alla vostra destra. Bene, è quello che faremo allora. Andiamo subito nella voragine! Papà, ascolta, io. Procedete oltre, per favore. Niente da fare. Non vanno d'accordo? Purtroppo no. Allora. Io non penso ci sia molto da controllare qui. Qua per uscire. Dobbiamo proseguire. Ma stai buono? Ah!
Ah, l'ascensore ci porta a un altro ascensore. Vabbè. Autenticazione biometrica. Eh sì, con questa autenticazione biometrica, abbiamo capito. Wow, è una porta automatica! Non proprio. A me sembra controllata a distanza. È automatica. Si apre automaticamente quando uno la preme a distanza, certo. Penny, dai. Una volta usciti vi troverete al di sopra dell'area zero. Link, immagino tu abbia portato Miraidon con te. No. E temo che ciò non sia possibile. Allora che me lo chiede a fare? Portando la sua mossa cavalcatura planata dovresti riuscire a raggiungere l'area zero. Ma se mi butto da sopra? Non c'è tipo un ascensore? E poi da quando in qua Miraidon può volare? Ma tu non c'eri, lascia perdere. Io ci ho pensato io. Io ho messo le ali perché essendo un Pokémon del futuro puoi installargli parti come Digimon, quindi... Quindi qui dovremmo trovare i famosi Pokémon Paradosso. Bene. Faremo meglio ad andare anche noi. Però ora che ci penso, nel libro violetto. Ok. Ci sono i disegni dei Pokémon. E quello di Donphan è diverso. Non so per quale ragione. Però è un po' diverso. Tira fuori quel Pokémon che ti porti dietro. Quindi però. Che gli prende? Scommetto che soffro di vertigini. Mi sa che hai ragione. Tranquillo, se siamo tutti insieme non c'è nulla da temere. Non ne sono molto convinta, ma... Presto, sali! Ed eccomi di nuovo qui. Ok. Stranamente belli i giochi di luce, eh? Stranamente belli. Ho creduto di morire almeno un paio di volte. Oh, tranquillo, Tato, tranquillo. Ci sono io qui. È tornato da solo della sfera? È tornato della Pokéball di sua iniziativa? Beh, magari aveva fame. Beh, non è che la Pokéball gli dà da mangiare. Piuttosto, che fine ha fatto da rappresentante degli studenti? Purtroppo è caduta da Miraidon. Anche Penny ci pensava di... Ma non è che è davvero? Questo posto è pazzesco! Beh, ben trovata, Penny. Nemi. Mi sbaglio. Forza, sbrighiamoci! Imprudenza massima, eh? Turum è rotto. Nessuna irregolarità rilevata. Tutti i parametri vitali sono nella norma. Sembra che siete riusciti a scendere sani e salvi. Sani e salvi dopo quel viaggetto in prima classe? Ah, siamo freschi come rose, altro che! Sono lieto di sentirlo. Il sarcasmo non è contemplato. L'unico metodo di discesa attualmente possibile è molto difficoltoso, per cui ero in pensiero. Secondo me è una prova. Credo che non abbia colto il tuo sarcasmo, no, infatti. La nostra prossima destinazione è la parte più interna dell'area, il laboratorio zero, dove mi troverete ad aspettarvi. Tuttavia l'unica entrata è chiusa da quattro meccanismi disattivabili solo dall'esterno, quindi fuori dal mio campo d'azione. Vorrei quindi che visitaste le quattro stazioni di monitoraggio situate lungo il percorso. Ok. Vi auguro di uscirne incolumi. Che bello, sembra quasi un videogioco! Sì, Dragon Quest è diventato. Beh, che aspettiamo? È ora di partire per le profondità dell'area zero! Allora, siamo tutti molto entusiasmati all'idea di partire. Vediamo un po'. Io qua intanto faccio qualche giretto per vedere qualche Pokéball nascosta. Pokémon che abbiamo già incontrato.
È musica ambientale? È musica ambientale. Bene. Vabbè, Game Freak con la musica assume gente che la sa fare, non è che... Allora, questo... questo, da quello che ho capito, dovrebbe essere il Terra Ride, ma rimaneggiata dai Cinose. Oh! Posto piccolo... Ma cosa? Ma che è questo? Oh! Quindi questa è l'area zero, la parte interna della voragine di Paldea. È diversa dalle illustrazioni dei nostri libri di testo, molto più impressionante. Già, non capita mica tutti i giorni di venire qua giù. Aspetta, ma che fine ha fatto Miraidon? È tornato nella Pokéball, per qualche motivo era spaventatissimo. Come facciamo a risalire senza di lui? L'ultima volta che sono stato qui, ho chiamato un volo taxi piangendo e l'ho implorato di venirmi a prendere. Non ti sarebbe bastato scendere e chiedere aiuto al professore? Non andate d'accordo? Certo che sei una bella impicciona. Ma non ti hanno insegnato a farti i fatti tuoi? Eh? Perché te la prendi tanto? Pensi di essere speciale? Insomma, vi ricordo che siamo nel bel mezzo di un'avventura. Cerchiamo di andare d'accordo. Ma io volendo potrei buttarmi anche da qua sopra e arrivare prima sotto? Perché non posso... Non posso andare con, su Miraidon, no? Probabilmente è qui che ha subito il trauma. Ah, quello è fluetto, ok. Guarda, guarda quelli come corrono, come gli stambecchi. Io qui invece faccio fatica. È l'acqua alta, amico mio. Dai. Dai, usa quei polpacci pazzi. Pompa quei quadricipiti. Non vorrei perdermi qualche oggetto. Tanto qui ci tornerò sicuramente. Oh mio Dio, bello Bravery. Ti voglio carezzare tutte quelle ali pazze. Oddio, che paura! Te possa piano a paralisi, maledetto co... Giuro che ho avuto paura per davvero, mamma mia. Stavo osservando quel Medjam che era un ninja. Ma tu guarda. Cioè, non lo so, eh. Sì, vabbè, giraffe. Vabbè, so, chi è giraffa, Rick Mo, per dire, no? Per... Ma se io mi buttassi, penso che... Ah, no, sta lì l'area di Monte Oraggio. Penny, come vi siete conosciuti tu e Link? Eh? Ah, diciamo che mi ha tirata fuori dai guai. A scuola stavo andando tutto a rotoli, con gli amici idem. Link è stata l'unica persona su cui potevo contare in quel periodo. Ah sì? E ha fatto tutto questo fra una palestra e l'altra? Fa quasi paura. Tu invece, come l'hai conosciuto? Siamo compagni di classe e vicini di casa. Un giorno gli ho detto di puntare a diventare campione e lui mi ha preso in parola. Wow, avevi ragione a dire che fa paura. Ma sentile queste due. Le vostre vicende non valgono nulla al confronto con l'amicizia tra me e Link. Ma che dico, meno di nulla. Nessuno te l'ha chiesto e soprattutto piantala di darti tante arie. A quanto pare andiamo tutti in amore d'accordo con Link. Questa deve essere la prima aria. Mi sa che ci siamo. Eh già. Però a quanto pare i testi che vanno in automatico non subiscono il rallentamento tramite le opzioni, quindi. Com'è che si chiamava frazione idromassaggio? Ma che frazione, ma che... Sicuramente in Giappone si suonano molto simili. Che memoria di ferro, Penny. No, basta solo ascoltare. Glim. Ah, è sbucato fuori qualcosa! Beh, è Glimmora. Lo stesso Pokémon della super campionessa. È tipo una specie di diamante, credo. Cioè, il modo in cui si forma. Tipo il carbone che sottoposto a pressione diventa diamante. In questo caso, Glimmora è un Pokémon simile al carbone che diventa un diamante. Anche perché, se non sbaglio, è di tipo roccia. Quindi ci sta alla grande. Chissà se qui è pieno di Pokémon rari. Beh, speriamo. Anche se Glimmora dovrebbe trovarsi in superficie. Oh. Glimmet. Quindi la forma base è Glimmet. Ok, interessante. Ah, c'è un oggetto lì. Certo che se si potesse usare la cavalcatura sarebbe molto più veloce la questione. Ma tipo tanto. Oh, delle antiche rovine. Rovine. È un posto costruito dall'uomo, si vede? Sembra che abbiate raggiunto la prima postazione di monitoraggio sani e salvi.
Questo impianto è stato costruito 87 anni fa. Allora, 87 anni fa non c'era la modalità risparmio energetico, dai. Che c'era sopra nella stazione, dai. Quella allora forse è molto più recente. Questa era la base di collegamento per le ricerche sull'area zero. Di collegamento. Ecco perché c'è un letto nuovo, tra l'altro. Potremmo usarlo per riposare se ci stanchiamo. Link, ho una richiesta per te. Potresti azionare il pannello centrale e disattivare il meccanismo di blocco? Facciamolo fare a qualcun altro. Questo è il meme del pulsante. Quale pulsante premo? Cioè, meccanismo di blocco disattivato accendendo il pannello? Strano che si accenda. Grazie a portati fuori terrasfera, i piani alti hanno deciso di finanziare le mie ricerche. Ho improvvisato un laboratorio nel faro di Dosilla, ma prima o poi spero di tornare alla voragine e riprendere il mio studio sui cristalli. No, non mi stendo per niente. Quindi questi sono i libri? La cristallizzazione sembra legata alla creatura che ho provvisoriamente chiamato. Non è né Miraidon né Coraidon, sono solo 6 lettere. Deve esserci un nesso con la struttura della sua corazza, formata da placche esagonali stratificate. Il processo si chiama teracristallizzazione. Quindi è il famoso terzo leggendario. Quello di cui si parla anche nel libro. La verità è che in tutta la mia vita sono state ben poche le volte in cui ho incontrato mio papà. Ci mancava giusto la rivelazione shock sul tuo passato. Penny, shh. La sua ricerca gli portava via così tanto tempo che non tornava nemmeno a casa. Ho sempre dovuto cucinare e lavarmi i vestiti da solo. L'unica mia compagnia era Mabostiff. Adesso sai perché non so quasi niente su mio papà. Cercavo di autoconvincermi che dovevo essere fiero di lui e dei suoi traguardi scientifici, ma in realtà non mi importava nulla di tutto ciò. Volevo solo che trovasse del tempo per me. Di recente poi l'ho visto solo al telegiornale o su qualche articolo online. Prima ogni tanto mi mandava qualche email, ma ora sono anni che non mi scrive. E poi se ne esce all'improvviso dicendomi di venire nell'area zero. Vi pare normale? Quindi ecco, non siamo esattamente una famiglia perfetta. Dai, non dire così. In fondo ogni famiglia ha i suoi problemi. Scusami per prima, non volevo essere indelicata. Nah, anche io sono stato antipatico. Mi dispiace, com'è che ti chiamavi? In passato venni qui perché volevo incontrare mio papà. E proprio in questa zona venne attaccato da una creatura che non avevo mai visto prima. Ah sì, che Pokémon era? Non saprei se definirlo un Pokémon, aveva un che di robotico. Sei sicuro non fosse semplicemente un Pokémon dall'aspetto un po' meccanico? Ma va, era completamente diverso, sembrava proprio un'altra creatura. Quel coso conciato per le feste persino in Mabostiff, me lo ricordo benissimo. Mi auguro di non vederlo mai più, altrimenti si mette male per tutti. Quindi era parecchio forte. Bene, non vedo l'ora di incontrarlo. Ci avrei giurato. Un po' di tatto non guasterebbe, Nemi. Allora, questa dovrebbe essere la seconda in teoria. E là c'è la terza o quarta. Dipende poi come stanno posizionate, ma comunque è una cosa piuttosto veloce questa. Entriamo a riposarci, vi prego. Ma abbiamo fatto due passi. Nella mia testa ti facevo più resistente. E invece, sorpresa! Guarda che non c'è niente di cui vantarsi. Allora. Ho fatto degli scambi magici e mi è arrivato Delibird robotico. Quindi me lo sono bellamente spoilerato. Oppure, non mi ricordo neanche se c'era nel leak che ho fatto vedere, perché non mi ricordo sinceramente. Com'è durabile quando lo accarezzi, però è freddo come il ghiaccio. Anche perché essendo un Pokémon ghiaccio è normale che sia freddo. De è pisano! De Delibird! È diventato un Cricketune. Link, affrontiamolo in una lotta. Ma magari sta qui a guardarci, vuole solo vederci e noi affrontiamolo. È ovvio che dopo si arrabbia il Pokémon. È un animale. Più o meno. Poi il robotico, non si sa che roba è. Infatti ce l'ho. Ah, quindi posso catturare. Ah, non me lo fa catturare però volendo. Strano. Sacco Ferro, bel nome. Punto Babbo Natale era uguale. Non è ghiaccio e non è acciaio. Gli è volata la testa! Gli è volata via la testa! Ma santo cielo! C'era un gioco
di tantissimi anni fa, 20 anni fa almeno, 2000-2001, di un pinguino che allungava la testa per vedere più in alto, ma non mi ricordo a che serviva. Però era bellissimo e questo me l'ha ricordato tantissimo, me l'ha ricordato. Era piuttosto robotico per essere un Helibird, non trovate? Già. Ho perso come minimo un anno di vita. Quanti anni hai ora, Penny? No, chiedo a titolo informativo, eh. Cioè, me l'ha servita su un piatto d'argenzio. Me la menta! Mi si è mangiata la porta. Sono entrato uomo. Mamma mia. Non è molto diversa dall'altra stazione. No, per niente. Cosa sono quei Pokémon che abbiamo visto in giro per l'area zero, secondo voi? Me lo stavo chiedendo anch'io. Non è che si tratta di questi cosi qui. È quel libro da dove sbuca? Ecco! È diverso dal mostro che incontriamo noi, dal Donphan che incontriamo noi, ha le zampe diverse. Infatti questa cosa io l'ho guardato, no? E vedevo il mio Donphan e dico, ma c'è qualcosa che non riporta. E ha le zampe diverse. Forse perché l'hanno visto di sfuggita? Anche se dipende quanti anni fa l'hanno visto e quando poi effettivamente un Pokémon può cambiare nel corso del tempo, certo. Poi qua dice che causò gravi ferite a un membro della spedizione. No. Nella versione giapponese e anche inglese dice che causò ferite mortali. Quindi effettivamente qualcuno c'è morto. I mostri dell'area zero. Fatemi capire, quindi non sono Pokémon? Non ne ho idea. Tu cosa ne pensi, Link? Sono Pokémon paradossi, quindi sono paradossi, quindi sono Pokémon, sì. Sì, sono sempre Pokémon, hanno un aspetto diverso, ma possono comunque usare mosse e lottare. Immagino sia giunto il momento di darmi qualche spiegazione. Turum, dici tutto. Parte delle creature che si trovano attualmente nell'area zero sono Pokémon del futuro, provenienti da un'epoca assai posteriore rispetto alla nostra. Pokémon del futuro? Cosa? Ma è pazzesco! No, 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 è impossibile. Sono stati richiamati qui da una macchina del tempo, situata nel laboratorio zero in cui mi trovo anch'io. Papà, quindi l'obiettivo della tua ricerca interminabile era... Aspetta, mi stai dicendo che sei riuscito a costruire una macchina del tempo? Esattamente, anche se ho sacrificato la vita per quella ricerca. Ha fatto la macchina del tempo. Cioè, Pokémon abbiamo iniziato con Horas, con le dimensioni parallele, e ora arriviamo alla macchina del tempo in scarlatto e violetto. Mi stanno fuori di testa quelli di Game Freak. È certamente possibile, tuttavia, una massa come quella di un corpo umano non potrebbe più tornare nel presente. Ah, quindi può fare solo un viaggio di andata. Allora passo. Senti un po' tu. Ha cambiato tono, strano. Perché ci hai chiamati qui? Questo è un argomento che vorrei affrontare faccia a faccia, se possibile. Dovrebbe risultarvi più semplice comprendere la situazione vedendo tutto con i vostri occhi. Link, azione pannello e ciao. Vai. Azioniamo sto pannello. Ah, altro libro, altro da leggere. Voglio leggere tutto. Ben fatto. Grazie. Cioè, Pepe proprio se ne è sbattuto altamente. Ti ricordi il libro che quello lì ci ha detto di portare? Deve per forza avere a che fare con quello che abbiamo visto finora qui nella voragine. Credo sia meglio che lo tenga tu. Sono sicuro che sarai all'altezza delle sue aspettative, al contrario di me. Grazie. Ma sta roba si vedeva anche online sul sito Pokémon, eh. C'è scritto Turum con una grafia maldestra. Mi raccomando, non perderlo. Non potrei mai. La potenza dei cristalli è a dir poco stupefacente. L'instabilità di questa energia ha destato non pochi timori ai piani alti. Tuttavia, sfruttandola adeguatamente, dovrei poter mettere finalmente mano a quella ricerca che finora ritenevo impossibile. Il paradiso è vicino, questo è Pucci. Finalmente posso riprendere il progetto Terra. Questo mese trasferirò le mie ricerche nel laboratorio Zero. Il team si è ridotto, ma non sarà un problema. L'influenza dei cristalli rende gli esperimenti molto più instabili. Ah, devo riposarmi? No.
Magari se subisce un danno mi riposo, magari nell'ultima struttura prima di andare avanti. Chissà se è meglio dividere questa parte in due o fare un video di un'ora e rotta. I tuoi genitori invece come sono, Nemi? Beh, sono normali. Non direi. Perfino io so che tuo padre è a capo dell'azienda che produce gli Smart Rotom. Come fai a saperlo? Beh, è famoso. Ho fatto anche qualche ricerca sul tuo conto, ma questo è un altro discorso. Quindi sei una signorina di buona famiglia? Ah, non chiamarmi così, dai, non mi si dice proprio! Ma tornando alla tua domanda, i miei stimati genitori non si curano molto di me, ma onestamente è meglio così. Ho anche una sorella maggiore, quindi posso fare più o meno quello che mi pare. Wow, hai detto stimati genitori? A quanto pare la signorina ha ricevuto un'educazione eccellente. Insomma, smettetela piuttosto, Penny, perché non ci parli un po' della tua di famiglia? Eh? La mia? Il mio vecchio è un rompiscatole di prima categoria. Cioè, è iperprotettivo? Ha una voce assordante, mi sta sempre attaccato e mi dà dei nomignoli strani tipo Penny, cucciola. Insomma, è un vecchio rompiscatole, non mi serve sapere altro. E tua madre invece ha un tesoro, vero Link? Ancora ricordo il panino che gli aveva preparato, sembrava delizioso. Davvero, che invidia. Avrei voluto assaggiarlo anch'io. Sì, però mi ha saltato un testo, mi ha saltato. Vabbè, dai. Fa niente. Mentamite, ragazzi, che bello però. Va bene, direi allora che mi fermo qui. Nel prossimo episodio continueremo l'avanzata verso le altre due basi. E vedremo se effettivamente c'è questo terzo leggendario senza nome. Chissà. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione. Ah no, è semplicemente Volcarona. In descrizione trovate ovviamente tutti quanti i link utili. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi e ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!